Salve a tutti! La nostra lezione di oggi riguarda l'utilizzo della struttura be going to per parlare di progetti, decisioni e previsioni per il futuro. Come leggiamo dal sottotitolo della nostra slide, Talking about future plans, decisions and predictions. Partiamo subito con l'analizzare i possibili usi di questa struttura per capire quando è più opportuno utilizzarla e con quali scopi comunicativi. La forma be going to si usa per esprimere intenzioni, progetti o decisioni per il futuro prese in precedenza rispetto al momento in cui si parla, ma si utilizza anche per fare previsioni basate sull'osservazione di fatti. A volte si può anche tradurre con l'espressione stare per dire che qualcosa sta per accadere. Adesso, con l'aiuto di alcuni esempi, andremo a vedere come si utilizza nello specifico la prima funzione di going to per esprimere intenzioni, progetti e decisioni, e la seconda invece per parlare di previsioni basate su fatti osservabili. Il primo uso è quello relativo all'esprimere intenzioni, progetti e decisioni per il futuro. What do you want to be when you grow up? I'm going to be a doctor. Vediamo come in questo caso la struttura be going to sia all'interno di una frase che esprime un'intenzione, un'idea rivolta al futuro da parte della persona intervistata. Quando al ragazzo viene chiesto What do you want to be? Cosa vuoi diventare quando sarai grande? Egli risponde I'm going to be a doctor. Sarò un medico, farò il medico, ho intenzione di diventare medico. Quindi abbiamo l'espressione di un'intenzione e di una volontà rivolta al futuro da parte della persona che parla. John got some money for his birthday. He's going to buy a new mobile phone. Qui vediamo come la struttura be going to sia all'interno di una frase che esprime invece una decisione presa dalla persona di cui si sta parlando. John got some money, ha ricevuto del denaro. Di conseguenza, is going to buy a new mobile phone. Comprerà un nuovo telefono, ha già deciso di fare questo acquisto con i denari ricevuti. Quindi qui parliamo di una decisione presa in precedenza. Next summer, we're going to visit the USA. Vediamo come in questo caso la struttura be going to, we're going to visit, è accompagnata da un'espressione di tempo, next summer. Questo ci fa capire che quello che stiamo esprimendo è un progetto per il futuro, qualcosa che abbiamo progettato di fare in anticipo rispetto al momento in cui stiamo parlando. L'espressione next summer è una di quelle che possono accompagnare dei progetti espressi con la struttura going to. Altre potrebbero essere tomorrow, next week, at the weekend, next month. E questo tipo di utilizzo del going to è abbastanza frequente quando si vuole parlare dei propri programmi per un futuro di solito non lontanissimo, però abbastanza vicino. Your computer is broken. I know, I'm going to buy a new one soon. Qui vediamo come l'espressione I'm going to buy indica la nostra decisione già presa di comprare un nuovo computer, poiché so, I know, che il computer è rotto. Qualcuno me lo sta facendo notare, your computer is broken, ma per me non è una sorpresa, lo so già. Quindi la decisione che ho preso di comprarlo è già avvenuta in precedenza di comprarne uno nuovo. E quindi in questo caso posso utilizzare I'm going to per esprimere questo tipo di decisione. Tomorrow is Grandma's birthday. We're going to make her a beautiful cake. Qui vediamo come l'espressione we're going to make a beautiful cake si riferisca all'intenzione, per esempio da parte dei nipoti della donna, grandma, di fare per lei una torta in previsione del suo compleanno. Quindi, tomorrow is Grandma's birthday. Perciò, we're going to make her a beautiful cake. Abbiamo intenzione di festeggiarla facendo una bella torta. Quindi qui c'è l'intenzione, la volontà di chi parla di compiere una certa azione nel futuro. Vediamo ora il secondo uso di be going to, che è quello relativo a previsioni basate sull'osservazione di fatti.
Il primo e più comune esempio è questo. Look at those clouds. It's going to rain. Look at those black clouds. It's going to rain. Vediamo come ci sia qualcuno che sta indicando le nubi scure in cielo e sulla base di ciò che si vede, cioè le nubi scure in cielo, esprime una previsione. It's going to rain. Pioverà o sta per piovere. Ecco che la previsione che noi stiamo formulando non è basata sulla nostra personale convinzione, sulla nostra idea, ma è il frutto dell'osservazione di dati oggettivi, ben visibili e palesi. Un altro esempio è quello relativo al bicchiere. Don't play with that glass, you're going to break it. Questo è quello che potrebbe dire la mamma al suo bambino che sta giocando con il bicchiere. Don't play with that glass. You're going to break it, lo romperai. Questo è, diciamo, un esempio del fatto che la mamma, vedendo il bambino che gioca con il bicchiere, prevede che il bicchiere si romperà. Anche in questo caso la previsione è basata su un dato osservabile, oggettivo. Infine, analogo alla situazione precedente, è questo esempio. Look at that boy, he's going to fall. Qui vediamo un ragazzo che sta compiendo delle evoluzioni sulle scale, perciò io posso rivolgermi a qualcuno che sta vicino a me e dire look at the boy, guarda quel ragazzo, he's going to fall, sta per cadere oppure cadrà. Anche qui la previsione di ciò che sta per accadere è dettata da ciò che sto osservando e non da una mia convinzione personale o dalla mia personale idea sui fatti che stanno per accadere. È proprio legata ad un'oggettività di ciò che tutti possono vedere e oggettivamente osservare. Vediamo ora qual è la struttura di be going to dal punto di vista grammaticale. La forma affermativa si costruisce con il soggetto, subject, seguito dall'ausiliare be al present simple nelle sue tre forme, am, are, is, da going to e dal verbo alla forma base. Quindi gli elementi con cui si costruisce la forma affermativa sono quattro. Subject, be, going to, verb in the base form. In questa tabella vediamo a sinistra la forma estesa affermativa, full form, e a destra la forma contratta, short form. Andiamo a leggere insieme. I'm going to play, you are going to play, he, she, it is going to play, we are going to play, you are going to play, they are going to play. La forma contratta, I'm going to play, you're going to play, he's, she's, it's going to play, we're going to play, you're going to play, they're going to play. Ricordo che nella lingua parlata normalmente si utilizza la forma contratta. La forma negativa si costruisce invece con il soggetto seguito dal verbo be, sempre present simple nelle sue tre forme, e dalla negazione not, da going to e dal verbo alla forma base. Quindi gli elementi saranno subject, be in the present simple plus not, plus going to plus verb in the past form. La tabella della forma negativa ci mostra a sinistra la forma estesa, full form, a destra la forma contratta, short form, che adesso andiamo a leggere. Tralasciamo la lettura della forma estesa, poiché per quanto riguarda la negative form si utilizza sempre la forma contratta. I'm not going to play, you aren't going to play, he, she, it isn't going to play, we aren't going to play, you aren't going to play, they aren't going to play. Finiamo con la forma interrogativa, che si costruisce con l'ausiliare be, sempre con le sue tre forme, am, are oppure is, seguito dal soggetto, da going to e dal verbo alla forma base. Quindi ripetiamo, i quattro elementi qui hanno un ordine diverso perché la struttura interrogativa, quindi l'ausiliare, precede il soggetto e abbiamo be plus subject plus going to plus verb in the base form. Ecco la tabella della forma interrogativa con le relative risposte brevi. Ricordate sempre che quando io faccio una domanda in prima persona la risposta è in seconda persona e quando faccio una domanda in seconda persona la risposta è in prima persona. Ecco che quindi alla domanda am I going to play le risposte saranno yes you are, no you aren't. Alla domanda are you going to play, yes I am, no I'm not.
Dopo poi la terza persona singolare. Is he, she, it going to play? Yes, he, she, it is. No, he, she, it isn't. Prima persona plurale. Are we going to play? Risposta in seconda persona. Yes, you are. No, you aren't. Seconda persona plurale. Are you going to play? Risposta in prima persona plurale. Yes, we are. No, we aren't. E infine terza persona plurale. Are they going to play? Yes, they are. No, they aren't. Con questo abbiamo concluso la nostra breve presentazione su be going to, sul suo uso e sua struttura grammaticale. Thank you for watching. E per qualsiasi altra informazione, per altre lezioni, per altri materiali su questo o altri argomenti relativi allo studio della lingua inglese, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.englishforfunbox.it, www.englishforfunbox.it. See you soon. Bye!